Ciao, benvenuto sul mio canale. Oggi parliamo dell'avocado e delle sue infinite proprietà. Partiamo con il dire che mai come in questi ultimi anni l'avocado si è imposto sul mercato. Infatti il consumo di questo incredibile frutto ha avuto degli incredibili picchi. Credo fortemente sia dovuto prima di tutto all'evoluzione culinaria avvenuta da ogni parte del territorio mondiale in questi ultimi anni e poi anche per la larghissima diffusione del sushi. Quindi, come le alghe, l'avocado finalmente è entrato e si è imposto sul mercato. Non è più soltanto l'indiscusso re della cucina messicana e del Sud America in generale, ma è diventato onnipresente nelle più svariate forme e diventa anche un alimento che può essere abbinato sia alle preparazioni dolci che a quelle salate. È un trasformista per eccellenza, questo è indubbio. Trasformista per eccellenza perché appunto si insinua, ti corteggia e quindi gli antipasti, i primi, i secondi, i contorni, i dolci e anche le bibite, e non diventa mai invadente perché l'avocado riesce ad essere protagonista ma sa mettersi anche da parte. Io penso questo dell'avocado, lo vedo così, come un signore molto fine ed elegante che si impone come presenza ma sa stare anche al suo posto perché non è mai invadente e perché ti aiuta anche a rendere tutto quello che c'è all'interno del piatto in modo un po' più particolare. Questo lo dimostra soprattutto all'interno delle mousse, dove appunto il sapore non è invadente ma riesce a darti quella cremosità che cerchi e che per avere dovevi adoperare degli alimenti magari grassi, come la prima cosa che mi viene in mente è la panna. Invece l'avocado riesce, pur contenendo dei grassi, ma sono dei grassi buoni, ma di questo parliamo in seguito, riesce a darti quello che tu cerchi, ma lo fa con la salute. C'è da dire che questo signore distinto, fine, elegante, però non ti conquista subito, perché l'avocado sempre la prima volta quando lo vedi dici sì, ma non mi ha convinto, ma non sa di niente, come quegli uomini che dici sì, ma sembra bello ma non è, e niente. Poi invece pian piano questo invaghimento passa a un innamoramento, questo innamoramento passa a un amore folle e poi te lo vuoi sposare disperatamente, perché l'avocado poi quando ti cattura l'unica cosa che vuoi appunto è sposarlo e mangiarlo tutti i giorni, come è successo a me, succede davvero a tutti. Quindi molto probabilmente, non voglio essere presuntuosa, se l'hai assaggiato e non ti è piaciuto, forse non l'hai abbinato bene o magari appunto non è proprio di tuo gusto, però con molta probabilità magari non l'hai usato, che ne so, nella preparazione della crema. Si può fare molto tra virgolette una ganache, che a me sinceramente piace molto più della ganache, però ovviamente sono gusti e soggettivo, una ganache di cioccolato con il semplice ausilio del cacao amaro. Io magari faccio una ricettina su Rallovers, ne ho parlato fino allo sfinimento, e fino allo sfinimento ho parlato anche delle proprietà benefiche che ha il seme dell'avocado cotto al forno, e ho fatto anche un video apposito che ti lascio giù il link nel box informazione. A me mi si attorcigli la lingua perché devo dire troppe cose e devo fare presto. Come vedi qua ti mostro diversi tipi di avocado, non si dice al plurale, adesso mi do un pugno in faccia da sola, diversi tipi di avocado, alcuni hanno la scorza un po' più grezza, mentre come questo ce l'hanno un po' più liscia. Io ti dico subito che il mio santo fruttivendolo di fiducia mi dà degli avocado pazzeschi, sono tutti buonissimi, però diciamo che a volte quelli migliori hanno anche dei prezzi abbastanza alti, al Lidl li trovi, non sono sempre buoni, ma qualche volta sì, e i prezzi naturalmente sono inferiori a quelli che puoi trovare in un contesto di fruttivendolo che si rivolge più alla frutta esotica e bla bla bla. Quello che voglio dirti è semplicemente che se lo vedi eccessivamente verde già dalla buccia, sai già che ovviamente non è maturo. Se vedi queste macchioline un po' più marroni, con molta probabilità già è entrato in fase di maturazione. Però diciamocelo, se tu non trovi l'avocado perfetto, ci sono dei metodi per farlo maturare velocemente, ormai li sappiamo un po' tutti, ovvero quello della mela matura
è quello della banana matura. Infatti, uno degli inconvenienti, ripeto, più frequenti è quello di non trovare l'avocado giusto. C'è questo trucchetto, in modo che tu possa godere delle sfumature perfette, anche del sacchetto, perché il sacchetto cosa riesce a fare? Nelle 48 ore, quando l'avocado è dentro, si sprigionerà l'etilene, che è contenuto appunto all'interno dell'avocado, e rimanendo intrappolato fa sì che l'ambiente che si viene a creare forma la possibilità di una maturazione rapida, quindi o dentro il sacchetto da solo, o dentro il sacchetto per esagerare con una banana matura o con una mela matura, oppure a contatto semplicemente senza il sacchetto con la mela matura o la banana matura. È un metodo incredibile, funziona, guarda, io te lo assicuro, ti faccio vedere poi che in effetti per renderti conto se l'avvocato è buono o no, perché magari sei un neofita, sei all'inizio, non lo capisci. Quando lo apri, il coltello, vedi, dovrebbe essere proprio come un coltello caldo nella cera e con la semplice rotazione delle mani, come faccio io, si dovrebbe aprire. Ecco, questa è la consistenza perfetta dell'avvocato. Se non riesci a fare questo movimento e ti viene un tunnel carpale quando giri, vuol dire che l'avvocato non è buono. Quindi è inutile anche che stai lì a mangiarlo. A parte che può fare anche male perché di solito fa venire dei crampi allo stomaco, quindi non vorrei che tu avessi delle brutte esperienze, soprattutto per la prima volta. Sempre qui ti faccio vedere che la consistenza giusta dell'avocado dovrebbe essere questa, ovvero cremosa. Dovresti riuscire a raccoglierlo con il cucchiaino. Già questo effettivamente era un punto un po' più maturo, però come vedi non c'è bisogno neanche dell'ausilio del coltello. Molte volte l'avocado è buono anche se riesci a tagliarlo col coltello, a patto che però poi tutta la buccia viene via con le mani. Se riesci a tagliarlo solo con il coltello, ni, no, 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 non lo mangiare assolutamente. Come conservarlo? Lo devi conservare con qualche succo di, con qualche goccia di succo di limone, lì sei sicuro che non annerisce, bla bla bla, vabbè, ma qua cadono tutte cose, fantastico. Ecco, questa qua è la buccia, si dovrebbe presentare esattamente così per una maturazione giusta dell'avocado. Altrimenti, se non vuoi adoperare la goccia di limone, mi raccomando la pellicola a contatto, sia che hai già tolto la polpa dell'avocado, sia che invece lo lasci proprio così. In quel caso, se lo lasciassi intero, è meglio lasciare il nocciolo e non toglierlo, perché farà sì che non si annerisca. Ripeto, ci sono tantissime cose. Io volevo parlare del guacamole, volevo parlare delle pennette al pesto di avocado, del pollo con l'avocado, dell'insalata tipica messicana. Quindi, però, ho fatto già 8 minuti, mi rendo conto che già il tuo cervello, pum, non mi sopporta più ed è esploso in mille pezzi, è esploso anche il mio. Ad avercelo un cervello, quindi niente, ti rimando. Se ti interessa un approfondimento sull'avocado, perché io mi sento un po' davvero preparatissima, potrei fare avocadologia e maturazione. E la finisco, sì, dai, la smetto. Comunque, se ti interessa, lasciami il tuo commento nel box informazioni. Insomma, parla con me che mi fa piacere. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao.